10.02 in diretta dagli studi Nomentano 1 in Roma. Buongiorno a tutti per tutto il giorno da Tony Garrani e Emanuela Dicenza. Buongiorno a tutti, bentornati, ben rivisti, bentornati e cominciamo bene, buongiorno. Lunedì, inizio settimana, sei riposata? Sì, certo. Sei stata in montagna? No, questa volta soprattutto con i pensieri sono stata in mezzo al mare con una splendida luna. Ma ti manchiamo noi il sabato e la domenica? Ti manchiamo il sabato e la domenica quando tu sei... Vabbè che i panni ormai si lavano dappertutto, però te lo dico dopo in privato. Vabbè, allora facciamo una cosa. Visto che i panni ormai si lavano sempre in pubblico, sentiamo che cosa ci propone oggi la nostra voce nella fredda aria di gennaio. Sentiamo. Nell'era della privacy sono tantissime le persone che vanno in televisione e raccontano le loro vicende personali. Ma lo fanno perché cercano comprensione e solidarietà, oppure solo per vanità e per cinica speculazione? Grazie, voce. Grazie, perché il tema è decisamente piccante e ci riguarda poi tutti quanti noi che siamo qui in questo studio molto da vicino. Tu per esempio, Emanuela, sei una persona molto riservata, so che non ami che si dicano le tue cose in pubblico. Oggi per esempio è il tuo compleanno, tu gradisci che si dica o preferisci che non lo diciamo? Questo però non c'era scritto sul copione. Noi non lo diciamo, non lo sa nessuno. Non c'era scritto sul copione questo, anzi c'era scritto assolutamente non fare nessun cenno. Ecco, che ne pensi? È una violenza privata? Beh, io penso che come un giorno uno si scopre vincitore di una gara e dal non essere conosciuto diventa conosciuto, all'improvviso deve fare i conti con delle situazioni nuove, tipo questa, tipo rispondere a delle domande e dare delle risposte che normalmente una persona terrebbe per se stesso e dentro di sé. E quindi vince la medaglia, da un lato è bello e dall'altro si deve tenere l'altro lato, che è quello di dire le cose, perché ogni tanto bisogna anche dire le cose. Tu sei personaggio pubblico, quindi per te è doveroso rispondere alle domande dei giornalisti, mentre invece per le persone normali così non dovrebbe essere altrettanto, la spinta non dovrebbe essere la stessa. Comunque, siccome non abbiamo le idee molto chiare, andiamo ad informarci con la scheda di Roberta Romani da questa parte. Domenica è sempre... La TV degli inizi era fatta quasi esclusivamente di programmi di intrattenimento.